Bene, buonasera, benvenuti, grazie a tutti di essere qui. Io sono Maurizio Cagli, sono presidente dell'Associazione Italia Medievale che organizza questa serie di incontri e stasera presentiamo un interessante romanzo storico, un romanzo ambientato nella Scandinavia del IX secolo, scritto da Angelo Berti, che poi ce ne parlerà in modo più approfondito, pubblicato dai Leoni delle Muse, una preferita casa editrice, i cui volumi potete trovare al banchetto, compreso quello che presentiamo stasera ovviamente, quindi se desiderate acquistarlo fatelo e poi soffocate di autografi l'autore. E io non rubo tempo alla presentazione, perché il mio compito è solo quello di introdurre i relatori di questa serata, e quindi vi ringrazio ancora di essere intervenuti, vi lascio ad Angelo Berti e a Serena Fiandro, che è l'editrice, che ci parleranno dell'Isola del Ghiaccio. Grazie a tutti. Buonasera, io sono Serena Fiandro, sono la curatrice, non sono l'editrice perché l'editore è l'Associazione Culturale Leoni delle Muse, e siamo qua stasera appunto per presentarvi l'Isola del Ghiaccio, che è un romanzo storico-mitologico di Angelo Berti. Vi inizio subito a spiegarvi perché storico-mitologico. Storico-mitologico perché in realtà ci riferiamo a un personaggio, a un insieme di situazioni che, pur avendo quasi sicuramente un fondamento storico, il libro è scritto in maniera molto documentata, comunque rifacendosi a situazioni, usi, costumi effettivi e reali. Come vi dicevo, questo personaggio è un personaggio che, pur essendo presente in un grandissimo numero di saghe, è un personaggio di cui l'esistenza non è assolutamente attestata. Cioè, come questo sia possibile, in realtà lo possiamo constatare da come normalmente sono gli eroi mitici. Molto spesso nascono dalla commistione tra più personaggi che vanno a essere inglobati in un unico personaggio. In questo caso chi è Sardrad? Sardrad, come tanti personaggi mitici, ha un'origine particolare, nel senso che si ritiene che suo nome, che aveva il suo stesso nome, fosse un gigante. Non so che cosa sapete della mitologia norrena. Nel mondo norreno i giganti vivono in uno di quelli che sono i nove mondi, vengono chiamati Jotun, e sono delle sorte di esseri umani particolarmente forti, particolarmente potenti. Molto spesso hanno un grande numero di braccia e di testa, infatti in questo caso il nonno di Sardrad ha quattro braccia. E hanno la caratteristica fondamentale di essere particolarmente odiati dal dio Thor, che tende a uccidere quanti più giganti possibile, come ha ricordato Angelo. Si inserisce in questa cornice mitica, che come vi dicevo comprende un corpus di testi che vanno dal IV secolo fino all'VIII secolo, e ambienta nell'VIII secolo una vicenda verosimile che racconta gli ultimi anni della vita di Sardrad, quando Sardrad ormai ha lasciato completamente le avventure e le imprese belliche per dedicarsi ad altro. E a questo punto lascio la parola ad Angelo, anche perché io penso che chi legge un romanzo storico sia interessato sicuramente a conoscere i fatti storici, ma soprattutto a sapere quali sono le persone che sono dietro la leggenda. E credo che in questo Angelo sia particolarmente abile. Buonasera a tutti. Mi scuso subito per la mia R, quindi non è un cercare di fonemi che non esistono, sono proprio così. Quindi Starkard per me è un personaggio che amo tantissimo, ma che odio, perché quando devo pronunciarlo mi infappino sempre, mi incasso, per cui succederà, abbiate pazienza. Sì, la premessa storica che ha fatto Serena è quella dal quale sono partito. Starkard è un personaggio che mi ha affascinato tantissimo subito dal momento in cui ho avuto anche l'essere ognora, tanto per compensare tutto. Che mi ha affascinato tantissimo perché mito, tra l'altro effettivamente poco rinomato, però considerato uno dei più grandi miti della mitologia norrena, considerato il forte combattente per eccellenza, ad esempio, del vero guerriero, il vero guerriero del nord,
ancora non erano classificati, considerati come figli, era stanca. So che ho sempre pensato, io fino a quando ero piccolo, da dove nascono i miti, da dove nascono le leggende. È stata una domanda che mi sono sempre chiesto. E mi sono sempre risposto che secondo me i miti e le leggende nascono dalla realtà. Come una volta nascevano le religioni, per spiegare quello che un uomo non è in grado di spiegare, così per elevare un uomo sopra gli altri uomini non poteva esserci altra giustificazione che l'intervento divino. Quindi ho pensato che Stacker, secondo me, sono convintissimo che sia esistito questo personaggio, e fosse un uomo. Quindi sì, sicuramente ha fatto azioni imprese nevabili, ha compiuto tutto quello che è nobile per gli uomini del nord, però ho intrecciato quello che è una storia umana vera, nel senso vera, cercando di rendere il personaggio il più possibile, con quelli che sono gli aspetti sia storico Maveni, quindi il personaggio effettivamente violento, guerresco, combattente, ma anche l'aspetto fantastico che sono, in questo caso qui, posso svelare. Puoi svelare? Posso svelare. Abbiamo già accennato qualcosa parlando di Icara. Esatto. Quindi, pescando nella mitologia marina, siamo riusciti a incappare nei Draugr. Draugr oggi vanno tantissimo in televisione, li chiamano zombie. Sì, morti, sono un po' diversi effettivamente, ma più affascinanti quelli, sono più affascinanti secondo me quelli dell'epoca Maveni. Ti dico solo una cosa, che i Draugr sono fortemente presenti sia nell'Edda che poi in altri testi come Beowulf. Se ne parla proprio di queste creature che non sono del tutto morte, che agiscono durante la notte. Se ne parla in maniera molto diffusa appunto in Beowulf. E quindi questi draghi vanno praticamente proprio le uova in paniere alla pace degli ultimi anni di Stark. Non accetterà fino in fondo di essere quello che è, e forse quando lo accetta è stanco di esserlo. Non creo uno spoiler dicendo che quale può essere il finale del libro, perché non è tanto quello che succede, ma come succede, che può essere importante. Intanto la storia di Stargard diventa autoconclusivo. La mitologia ci racconta tutte le tre vite che ha compiuto Stargard, ci racconta la sua morte. Io ho riempito quel buco lì, quindi non potevo andare tanto più là, cioè non è che potessi fare oltre, e chiaramente il libro finirà con la morte di Stalin, che secondo me è l'esempio di quello che può essere l'uomo del nord, che non vuole essere un padre. Avrebbe ottenuto senza fatica quello che voleva, ma non si limitò a quello. Il fabbro ha cercato di ucciderli, nel frattempo Sarkand si guadagna la vita facendo il fabbro, spendendo tutto quello che guadagna in economia. Nota biografica, autobiografica. Queste parole risuonarono nella sala come se le avessero urlate. Il re si sorprese. È un'accusa grave a Mjolnir, come puoi trovarla? Con gesti lenti, aspettando di avere l'attenzione di tutti su di sé, l'uomo tolse il Tyrkil, mostrando un ruschione sul petto. Qualcuno rise e la cosa lo fece infuriare. Se non ha affondato solo perché mi sono difeso, ma le risa aumentarono. Lo stesso re e la regina non nascosero un divertimento. Arnigliotra, non credo che sia una prova sufficiente quella. L'uomo si guardò intorno. Alcuni uomini avevano cicatrici sul volto, tutti ne avevano nascoste dai vestiti più gravi e importanti di quella piccola bruciatura. Arnigliotra affondò di qualcuno. Si diresse a grandi passi verso Sarkadr e gli sollevò la testa afferrandolo per i capelli. Dillo, bastardo, che volevi uccidere. Sarkadr aprì un occhio e vomitò sulle labbra. La sala esplose in nulla che risate. Sarkadr sollevò la testa e aprì la fronte. Per come la ricordo io, che è caduto sul petto lo schiedo mentre cercava di strafogarti di carne di pecora. Ancora le risate riempirono la sala. Arnaldiotr non riuscì più a trattenersi ed estrasse la spada. Il silenzio calò sulla sala. Il re Alfdan si alzò.
Il suo sguardo era colmo di ira. Non osava agnotare. Agnotare non si pretende nemmeno. State ridendo di me. Un ubriacone che nessuno sa chi sia, da dove venga, mi umilia e voi ridete. La spada calò, ma colpì la panca d'uomo. Era proibito spargere sangue nella sala delle cromie, ma nessuno fece in tempo a intervenire. Se Agnotare non se lo aspettava, gli altri presenti avrebbero parlato per molto tempo di quello che vide. Starcava, il fabbro, il ubriacone, si era spostato di lato con una velocità mai inimmaginabile. Poco prima era rovesciato sul tavolo sbavando, e un attimo era in piedi a gambe larghe di fronte ad Agnotare. La cosa fece infuriare ancora di più il grosso guerriero che sollevò la spada. Starcava con un movimento del busto, scansò la lama che gli sfiorò il petto, poi si abbassò schivando un secondo colpo. E via così. Allora, vi dico solo due cose di costume. Nel senso che, innanzitutto per il popolo Noreni è fondamentale anche il numero di cicatrici. Nel momento in cui questo personaggio, questo guerriero, si lamenta per il fatto che Stalkadr l'ha ferito, tutti gli altri mostrano le proprie cicatrici. Anche perché naturalmente ognuno di loro ne ha un grandissimo numero, per questo che la legge che si è infilzata con lo spirito. Stalkadr ha le debolezze, c'è un passo di libro. Dice un giorno mi ha dato un messaggio che il capitolo che ha adorato di più era proprio quello in cui c'è la maggiore debolezza di Stalker, quello in cui lui, questo tra l'altro è ripreso dal mito, c'è un momento in cui Stalker si tira indietro, l'uomo che affronta, decide, che affronta tutto, che nonostante controvoglia, nonostante voglia essere l'uomo, comunque ha sempre affrontato tutto, arriva un momento che dice no, io questo non lo voglio fare, voglio tirarmi indietro. Questo è successo nella mitologia Stalker veramente, cioè una volta Stalker è scappato ed è stato questo che mi ha fatto capire che Stalker era il personaggio giusto per questo libro. L'uomo, la debolezza dell'uomo, la forza di essere debole. Stalker ha la forza di essere debole. Quella è la sua forza, passeggiava intorno alla piazza. Io lo vedo dappertutto, forse è la mia tara, ed è quello l'eroismo che io voglio portare nei miei libri. L'eroismo comune, l'eroismo della gente che non sa di essere eroe. E lo siamo tutti, lo siete anche voi. Lo siete perché per essere eroe non bisogna andare a ammazzare della gente in giro. Non è che bisogna una volta passeggiarsi al mattino e arrivare a sera. Ma dato che questi temi qui sono abbastanza comuni nei romanzi classici, io li voglio portare, li voglio portare con un libro differente. Perché noi oggi la storia la leggiamo, la raccontiamo come un momento storico. No, io li voglio portare come momenti di vita, perché l'uomo che siamo noi oggi era l'uomo di allora. Perché l'uomo di allora, conosco tanta gente che dice, cavolo, vorrei vivere l'epoca dei vichinghi. E un altro dice, sì, voglio vedere la prima volta che mi andrai in bagno, cosa fai? Cioè, le comodità che abbiamo oggi non è che te le porti dietro, quindi cerca di essere un po' più... Però l'uomo era così, allora soffriva senza lamentarsi. E così dobbiamo fare noi oggi, così è stato. Quindi è il personaggio sicuramente più umano che sono riuscito a creare. Il principale sono le gesta Danorum di Sasso Grammatico, poi Beowulf, di Glinga Saga di Snorri Sturluson, la Erva Saga, Gautrex Saga, Sugbrot, Nornagest, Zatro. Quindi ma sono tantissimi testi. Molto posteriori ai fatti avvenuti? No, in realtà sono quasi tutti testi del... sì, sono posteriori rispetto ai fatti avvenuti, ambientano la vicenda tra il 4 e l'8 secolo e di solito sono testi tra il 1100 tra il 1100 e il 1200. No, ve lo dico perché appunto io me li sono appuntati perché non riusciamo a ricordarci tutti a memoria. Anche perché il nono secolo, l'ottavo secolo, non è che permette sulla tradizione scritta no, c'è Beowulf, il testo più antico. Quindi sì. I testi sono quasi tutti successivi, però c'è sì. Una documentazione sulla quale questo è stato un lavoro effettivamente non dico a 4 mani, ma forse a 6 mani, perché è stato molto lungo, molto difficile, perché c'era da dare una coerenza storica che non era facile. Dico tecnicamente è stato molto difficile, è stato più facile scriverlo che renderlo poi alla fine prodotto utenza finale, anzi forse la storia è stata la parte più semplice di tutte.
Comunque alla fine c'è una nota storica in cui non c'è l'elenco di tutte queste fonti che adesso vi ho citato, però comunque è un personaggio che è veramente molto presente nelle saghe, anche solo come personaggio citato. Però appunto le gesta da nuovo, il sasso drammatico è il testo principale che poi viene utilizzato per quello che ha. È possibile che ci fosse un testo scritto per quanto riguarda StarCraft? Molti studiosi suppongono che ci fosse una saga che riguardasse esclusivamente StarCraft. Siccome le fonti ne parlano solo parzialmente, le saghe parlano di altro e poi parlano un po' di StarCraft. Molti studiosi suppongono che ci fosse una saga dedicata proprio soltanto a lui. Sicuramente comunque la trasmissione orale è fondamentale, anche perché prima, come hanno detto, la maggior parte dei testi sono del XII secolo, alcuni anche del XIII, ma di eventi che partono magari dal IV, dal V, dal VI secolo. E per così tanto tempo, per quasi mezzo millennio, la trasmissione è stata orale di questi eventi.